Terminata la campagna elettorale, la prima parola del sindaco Cateno De Luca è stata: stiamo vivendo delle situazioni di emergenza. Quali sono queste situazioni di emergenza? C'è un apparato amministrativo che va riorganizzato immediatamente. Abbiamo stamattina già fatto oltre 4 ore di confronto con il direttore generale, abbiamo parlato anche del corpo di polizia municipale e soprattutto abbiamo cercato di mettere a fuoco tutta una serie di costi correnti che possono essere eliminati utilizzando anche e soprattutto il personale interno. Una strategia che ci consente di avere immediatamente delle risorse per fare dei servizi che da molti anni non si fanno. In questo periodo già andava fatta l'azione di debattizzazione, deratizzazione, disinfettazione, pulizia delle caratoie, dei bambini. Queste sono tutte cose che io da sindaco una volta l'anno faccio, proprio tra maggio e giugno, perché poi diversamente non ha senso farle. Vediamo ora dove arriveremo, ma in ogni caso abbiamo l'esigenza di approntare immediatamente il bilancio, che è stata approvata una bozza già dalla Giunta a Corinti. Oggi pomeriggio faremo anche una ricognizione di come è stato impostato e quindi capiremo anche se il primo atto di giunta che si farà tra domani sera sarà la rivisitazione del bilancio e quindi un'impostazione diversa. Tra un mese Cateno De Luca dovrà dimettersi da parlamentare regionale. Quale sarà l'ultimo provvedimento all'ARS? Io credo che si sono un po' impantanato ultimamente, almeno dalle cose che ho letto, perché c'era il collegato che andava approvato, però probabilmente il Presidente della Regione era più impegnato nelle competizioni elettorali che non a partecipare ai momenti cruciali di questo provvedimento. Se questo ancora lo riproporranno, io sarò ovviamente presente, dopodiché non credo che in questa fase l'ARS abbia altri tipi di provvedimenti importanti, l'unico era questo, perché ora comincerà a entrare nella cosiddetta fase estiva che non porterà altri tipi di novità nell'ambito del Parlamento siciliano. Il primo cantiere che le piacerebbe aprire? Quello di riqualificazione di varie parti della città che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche in modo particolare. La prima isola pedonale che le piacerebbe inaugurare? Io sono contrario all'isola pedonale fino a se stessa, quindi sono stato chiaro con i commercianti. Le isole pedonali intanto credo che vengano realizzate per il weekend e non per l'intero arco settimanale e soprattutto vanno anche affrontate con dei servizi. Abbiamo discusso sia per quanto riguarda l'isola pedonale di via Primo Settembre, sia per quanto riguarda via De Mille. A tutto è sempre detto che le isole pedonali fino a se stesse non mi trovano d'accordo, ci rincontreremo per capire cosa intendono realmente per isola pedonale e come dovrà articolarsi per evitare che ci siano danni alle attività commerciali, ma nello stesso tempo che anche gli spazi che sono preclusi al traffico non diventino poi dei veri e propri mortoi. Due temi che dividono da sempre i messinesi, il ponte sullo stretto e i migranti. Io nel programma ho previsto la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina per quello che ovviamente compete al sindaco di Messina e nella strategia decennale del nostro programma comunque rientrerà anche questa. Ci sono dichiarazioni contrastanti, c'è chi dice ci sono i soldi e chi non ne parla più. Non è nelle urgenze che io affronterò ovviamente. Apriremo un tavolo nazionale per tante tematiche, ci sarà anche questa, ma dopo che abbiamo affrontato e risolto altre tematiche che riguardano il territorio, tipo le risorse del master plan e evitare anche che si perdano centinaia di milioni di euro che sono fondamentali per attività strategiche e opere strategiche della nostra città. Sulla carta la sua amministrazione non può contare neanche su uno dei 32 consiglieri in questo momento. Come risolverà la situazione? Ma con la metodologia che già abbiamo esposto e che riguarderà l'appello a ogni singolo consigliere comunale a prescindere dal contesto politico nel quale è stato eletto. Non riguarderà un patto politico, tant'è vero che non mi rivolgerò alle forze politiche, ma stiamo definendo un contratto che sarà l'estrapolazione dei contenuti del nostro programma, al quale daremo la possibilità ai singoli consiglieri comunali di integrarlo, ovviamente se non in contrasto con quello che è l'impianto programmatico che è stato apprezzato da parte della comunità con la mia elezione a sindaco. La sua intenzione durante la campagna elettorale era quella di mettere in liquidazione le partecipate. Ha già identificato chi potrebbero essere i liquidatori? Noi daremo
tra 2 giorni esatti spazio alla tematica delle partecipate. Stiamo già definendo un calendario di incontri con il direttore generale perché la nostra intenzione è quella di metterle in liquidazione e liberare i vertici attuali e anche liberare di costi queste strutture. I tempi tecnici di poter fare queste valutazioni, tenendo conto che la messa in liquidazione comunque passa da una delibera di consiglio comunale che dovrà entrare nell'accordo complessivo di cui noi stiamo parlando, considerato anche che alcune attività devono comunque continuare ad essere svolte. Questo non è un problema perché la fase di liquidazione non fa altro che continuare la gestione con un obiettivo della chiusura delle società partecipate e nel frattempo avviare la procedura di internalizzazione del personale, quindi accorpamento nell'ambito dell'apparato amministrativo complessivo del Palazzo Municipale, o se su qualche servizio nascerà qualche problema di internalizzazione, una creazione di una multiservizi che dia ovviamente la possibilità di svolgere in modo totalmente diverso l'attuale servizio. C'è la possibilità che ci sia la partecipazione dei privati all'interno dei servizi? No, soltanto per quanto riguarda la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani, per come già prevede la norma che individua e che stabilisce una gara europea per l'individuazione per 7 anni del gestore privato, fermo restando le garanzie pubblicistiche che rimangono per quanto riguarda il personale e tutti gli operatori addetti al servizio. E questo lo faremo utilizzando la forma giuridica dell'ARO e di conseguenza mettendo in liquidazione la società Messina Servizi Bene Comune, che in questo tipo di quadro non ha più motivo di esistere. Quindi ATM e AMAM, per intenderci, trasporti acqua, resteranno interamente pubblici. Assolutamente sì. Un messaggio di distensione ai suoi avversari politici durante la campagna elettorale in cui vi siete beccati più volte, alla fine di questa campagna elettorale, un messaggio di distensione. Consiglio di farsi una bella vacanza, sia il sindaco di Fiumicino che di Santa Teresa di Riva sono disponibili anche ad ospitarli gratuitamente, nonostante gli atti di ingratitudine che sono stati manifestati nell'ultimo scorcio di campagna elettorale.